Emiliano Dominici, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te. E benvenuto, anzi bentornato qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per condividere la nuova scrittura pubblicata, come sempre, dalla casa editrice fiorentina FQ. Il nuovo libro di Emiliano Dominici è Maria Malva, Brucia il giorno per me. E direi di cominciare la nostra conversazione, Emiliano Dominici. Intanto io ricordo ai nostri ascoltatori che Emiliano Dominici è scrittore, traduttore. Io vorrei ricordare per l'appunto ai nostri ascoltatori il valore della copertina, perché anche questo, che non è solamente un fatto estetico ovviamente, certo conta l'estetica, la copertina se è bellissima tanto di guadagnato, questa copertina è una copertina che ti fa fermare. Ce la vuoi raccontare? Sì, la copertina è stata fatta da Ada Illustrazioni, che è l'illustratrice appunto che fa le copertine per FQ, e niente, si riferisce ovviamente al romanzo, cioè se la devo descrivere c'è come un mare di fiori di malva, quindi di color malva, in cui galleggia, diciamo così, fluttua questo volto di questa giovane ragazza con i capelli neri e lo sguardo un po' perso, diciamo così. Ecco, questa, se dovessi descrivere la copertina, è questa, è molto d'effetto, è molto bella, a me piace molto. È una copertina veramente molto bella, la copertina, lo ricordo, del romanzo Maria Malva, Brucia il giorno per me. Poi succede anche, e questo lo voglio raccontare perché sono cose che succedono quando ci sono degli errori, è anche bello evidenziarli, no? In maniera simpatica. E poi succede che quando si chiede il contatto alla casa editrice, all'ufficio stampa, si chiede il contatto non di Emiliano Dominici, ma si chiede il contatto di Maria Malva. E allora la responsabile dell'ufficio stampa scrive: ma credo che non sia propriamente possibile, ma ci provo, ma intanto diamo il contatto di Emiliano Dominici. Sono cose che succedono ed è stata una cosa molto bella, però, no? Pensare a questa protagonista e persino da volerle parlare. E che cosa potrebbe dire Maria Malva a Emiliano Dominici? Maria Malva è un personaggio un po' particolare, nel senso è molto schiva. È una persona, innanzitutto, che, cioè, noi conosciamo la sua storia poi circa a metà del libro, è una persona che nasce in una situazione svantaggiata nella vita e che quindi cerca di farsi strada rendendosi indipendente da tutti i punti di vista, emotivamente, economicamente, e quindi è una ragazza che ha sempre combattuto, quindi è molto, molto fiera. Potrebbe essere, in realtà, avesse avuto un'altra vita, potrebbe essere stata un'autrice di romanzi, secondo me. Il nome è perfetto. Tra l'altro esistono delle Maria Malva nel mondo, ho guardato un po' su Google e ho trovato che c'è un'oftalmologa in Estonia, insomma sono delle Marie Malve sparse nel mondo. Il nome ovviamente è tutto di fantasia, nel romanzo si capisce poi perché si chiama Maria Malva, c'è una ragione per questo. Certo, la lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori, certo. Ai prossimi lettori, ma una delle domande che mi sono fatto, tra le altre, leggendo questo romanzo Maria Malva, è poi una domanda fondamentale, no? Che ci possiamo fare ad ogni libro, e mi sono detto: ma perché non l'ho mai fatta prima questa domanda? E la domanda che mi sono fatto è: ma io potrò mai riuscire a scoprire veramente bene chi è Maria Malva, oppure è talmente separata dal mondo, ammesso che questa cosa sia giusta, che c'è sempre un nascondimento per lei? Ma io credo che questo valga per Maria Malva in particolare, ma un po' per tutti i personaggi, ma anche per le persone di carne e ossa. Cioè, comunque, come si fa a dire di conoscere veramente qualcuno? Insomma, poi il romanzo parla anche di questo, dell'impossibilità proprio di capire come sono le persone che ci circondano fino in fondo. Alla fine ognuno, c'è una breve frase nel romanzo che dice: ognuno protegge i suoi poteri, ognuno culla i suoi segreti, no? Perché alla fine, quando si rivela un segreto, si cede un potere praticamente. E quindi, secondo me, almeno io, quello che penso io è che anche le persone che ti sono più vicine, io faccio un esempio, una cosa strana che mi è successa su mia madre, che è morta ormai quasi 20 anni fa, e che ovviamente la conoscevo bene, però ogni tanto incontro qualcuno che la conosceva e me la descrive in un modo che io quasi non la riconosco, no? La sua mamma mi ha aiutato, parlava con me, io
penso a questa, alla mia mamma e poi penso a questa signora descritta da, e c'è come uno sfasamento, no? E quindi alla fine penso che davvero ci sono dei lati di ciascuno di noi che sono insondabili, secondo me anche da noi stessi da un certo punto di vista, ma soprattutto per le altre persone. Anche io penso che funzioni un po' per tutte. E Maria Malva è un po', come posso dire, l'esempio, l'archetipo di questo non farsi conoscere dagli altri fino in fondo, ecco, cioè di tenere per sé le informazioni, i pensieri più intimi. Quindi insomma, volevo dare voce a un personaggio che fosse però, che avesse qualcosa di misterioso, come secondo me ogni persona ha, cioè il discorso della maschera che indossiamo al lavoro, è un po', ma in generale nella vita, cioè nella vita secondo me noi siamo quello che siamo, però c'è sempre qualcosa di noi che gli altri non vedono, e penso che questo valga per tutti, ecco, sia per i personaggi dei libri che nella vita normale, ecco. E questo libro comincia con queste parole: ho questo problema, non amo la vita. E questo libro finisce con queste parole: che idea ti sei fatto della vita? Emiliano Dominici, come si parlano queste due frasi? Ho questo problema, non amo la vita. Che idea ti sei fatto della vita? Dunque, il libro comincia e finisce con la stessa voce narrante che sì, si scoprirà poi durante il romanzo che tipo di voce narrante è e che pone questo problema. Un personaggio, qualcuno che dice che ha questo problema, non ama la vita, e poi spiega insomma tutta la sua visione, come gli è nata questa cosa di non amare la vita. E siccome il romanzo è tutta una riflessione su questa cosa di come ci si pone, no? di fronte alla vita, nel tempo che passa, alla fine questa voce narrante torna e dopo una serie di riflessioni, dopo che il lettore ha un po' capito quali sono i misteri all'interno del libro, perché il libro è pieno, cioè ci sono parecchie cose da scoprire mano a mano che si va avanti, quindi alla fine questa voce narrante interpella direttamente il lettore, no? E gli dice: e allora dopo aver letto questa cosa qui, te che idea ti sei fatto della vita? E quindi ovviamente è come una cornice, no? Questo incipit, questa prima parte, questo primo capitolo, diciamo così, paragrafo, e l'ultima parte dialogano nel senso che sono appunto uno la conclusione dell'altro, ma in realtà è una cosa quasi circolare, no? Perché se te pensi, no? Dice: ho questo problema, non amo la vita. Che idea ti sei fatto della vita? Ho questo problema, non amo la vita. Cioè è come se fosse un cerchio, capito? Eh sì, è veramente come se fosse un cerchio, hai detto bene, per raccontare questo romanzo Maria Malva. E Maria Malva la vediamo, potremmo dire in maniera molto semplice, non la vediamo mai ferma, lei è sempre in viaggio, no? È sempre in viaggio perché il lavoro è importante, il lavoro bisogna averlo, ma soprattutto l'idea di essere indipendente è quello che le preme maggiormente. Sì, esatto, appunto, venendo da una situazione, diciamo così, economica e sociale di svantaggio, lei cerca di rendersi indipendente il prima possibile, infatti appena maggiorenne prende parte. E il suo è un viaggio, in realtà, il libro non è ambientato in delle città specifiche, è il viaggio che fa Maria è un viaggio fisicamente verticale, nel senso che è verso l'alto, cioè parte dal sud e arriva verso il nord, quindi con varie tappe dell'Italia lei arriva dal sud al nord, e contemporaneamente un viaggio all'interno di se stessa, quindi un viaggio interiore, insomma orizzontale direi, verso il profondo. E è sempre in viaggio, è un po' inquieta, è un personaggio molto inquieto che non sa cosa vuole, non sa come ottenerlo, e quindi insomma è il suo modo di venire a patti con l'esistenza, no? Come facciamo tutti, ognuno di noi sceglie come se può, come vivere, insomma, diciamo che questo romanzo è il suo tentativo di venire a patti con un'esistenza un po' difficile, ecco, direi così. Esistenza difficile, quante esistenze difficili ci sono, quanto ci possiamo anche specchiare nel comportamento di Maria Malva, no? Poco fa dicevi in apertura di conversazione, questo mistero, no? Questo nascondimento non avviene, non c'è solamente per i personaggi dei libri, ma anche nelle persone in carne e ossa. E quindi è sempre molto importante ritrovarsi o ritrovare qualcuno, no?
come Maria Malva o gli altri cinque personaggi, se non ricordo male, che servono per Maria Malva a crearsi più che un futuro, una realtà. E questa è una cosa molto importante, perché se ti costruisci la realtà, poi il futuro viene da sé. Sì, ovviamente, come dicevo, rientra tutto nel discorso di entrare a patti con l'esistenza e quindi ognuno ovviamente si circonda di alcune persone. Ora, in questo caso, nel romanzo, queste persone, gli altri cinque personaggi che citavi, sono in realtà personaggi che vengono in contatto tramite Maria Malva senza in realtà conoscere Maria Malva. E ognuno di loro ha a che fare con una sorta di solitudine, no? In qualche modo, di abbandono, e quindi ritrovano in Maria Malva, che non conoscono, quindi quando la incontrano la prima volta non la conoscono, a parte uno, vedono in lei un pezzetto di loro, e quindi sono personaggi in realtà molto molto variegati, perché c'è una bambina all'elementare, c'è la sua tata peruviana, c'è un ragazzo liceale, quindi sono cinque personaggi molto molto diversi, che però improvvisamente vengono accomunati da questo incontro inaspettato con Maria Malva. E quindi in realtà è un po' così, cioè, come ti dicevo, c'è una cosa che riguarda un po' tutti, però attraverso le altre persone, quindi attraverso la socialità, noi possiamo anche scoprire qualcosa di noi stessi. Ecco, questo è il discorso. Eh sì, è un discorso importante quello che noi scopriamo leggendo questo romanzo in questa finzione narrativa, ma come sempre, come a volte succede, la finzione narrativa ti apre squarci sulla realtà, no? Certo. E certamente troviamo magari una figura di bambina, di ragazza come Maria, magari all'apparenza un po' scortese, no? Apparentemente, però. Più che scortese, a un certo punto del libro si dice no, più che scortese, lei è lontana. Ecco, in Sì. cosa consiste questa lontananza di Maria Malva? Senti, c'è una scena nel romanzo in particolare, in cui, un paio di scene in cui lei osserva le persone tipo da una finestra, no? E le vede arrivare a questa festa, a questa sfilata. Le guarda e le vede come se fossero aliene, no? E dice: sono uguali a me, cioè hanno quasi tutti i capelli, due braccia, una faccia, però io le guardo e io mi sembra che siano persone totalmente diverse, anche perché era un ambiente sociale molto diverso da quello a cui è abituata a frequentare lei. E quindi è come se sentisse che lei è sempre fuori posto, cioè come se lei non capisse dove cioè a quale posto appartiene. E quindi il suo isolamento è dovuto sia a se stessa, un isolamento un po' scorbutica, diciamo così, perché non si fida tanto delle persone, insomma, ha tutte delle sue teorie sulla vita. E quindi questa scena, appunto, che lei guarda gli altri dall'alto e si chiede: ma queste persone sono extraterrestri o sono io che sono sbagliata, no? Perché ovviamente noi percepiamo il nostro io anche quando ci specchiamo negli altri. E quindi ci sono dei momenti in cui lei proprio come se non capisse come funziona il mondo, perché appunto ha vissuto un'infanzia un po' isolata e quindi non riesce ancora a rapportarsi in maniera serena con gli altri e con il mondo. Ecco, così. Con il mondo, però il mondo ti dà delle sorprese, come ad esempio mi viene in mente quando Maria Malva, se ricordo bene, per guadagnarsi da vivere incomincia a fare la gelataia, no? Con questo gelataio che si vantava di essere quello che produce il gelato più buono, più naturale della città, e poi invece c'è un comportamento del tutto diverso, fino all'invito a cena. Ecco, è questo il mondo com'è veramente, al di là di quello che noi possiamo vedere, il cosiddetto mondo potremmo definirlo vetrinizzato, no? Maria Malva va nella retrobottega di questa vetrina super lucente, in questo caso la bottega dei gelati, e scopre che il mondo è sporco. Sì, c'è sempre un po' questa tendenza. Ora, devo dire la verità, c'è tanti, tanti personaggi che in realtà danno una speranza, no? Cioè, non è così negativa, A dipende tutt'altro. semplicemente. No, nel senso, dipende molto da che tipo di personaggio. Quel personaggio lì è anche un momento quasi da commedia, no? Comico, il fatto che lei appunto c'è questo gelataio che è tutto biologico e poi in realtà dietro, insomma, fa tutti i suoi affari, i suoi giri. Quello, lei
la studia, cioè lei, come la percepisco io almeno, perché sai che poi io, cioè, uno scrittore gli scrive personaggi, però i personaggi, quando uno rilegge che li ha scritti, ci scopre cose che non pensava di aver scritto, no? E quindi lei è come se studiasse il dintorno, cioè quello che è intorno a lei, le persone, gli ambienti, le dinamiche. È una, come sempre, una bambina molto curiosa lei, di capire come si comporta l'essere umano. E quindi in realtà non è particolarmente stupita da questa cosa qui, è più come, come ti posso dire, una persona che studia quasi gli insetti, no? Che li guarda come si comportano, e quindi lei c'ha sempre questa posizione un po' esterna, un po' di fuori gioco rispetto alla realtà, che le permette di guardare le cose da un'altra prospettiva. E studiando appunto i comportamenti spesso contraddittori delle persone. Non dà mai giudizi Maria Malva, una persona che riflette dentro di sé su quello che può essere l'umanità, cioè come può essere l'umanità e se c'è una possibilità di essere ottimista. Lei ci prova sempre, però poi a volte la realtà scusami un attimo. A volte okay. La realtà è veramente diversa, sì, da quello che noi pensiamo. Mentre stava parlando Emiliano Dominici mi è venuto in mente un'altra realtà, no? Di quando ci si ritrova in una quella che viene definita la svolta culinaria, no? Questo caso di Margherita, e sono lì a preparare la torta, ma nel preparare la torta succede qualcosa che lasciamo scoprire ovviamente ai nostri ascoltatori, prossimi lettori del nuovo romanzo di Emiliano Dominici, il romanzo Maria Malva, pubblicato da FQ. Brucia il giorno per me è il sottotitolo di questo romanzo. Ma prima di salutarci, Emiliano Dominici, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Allora, in questi giorni sto leggendo un libro americano che si chiama I cieli di Filadelfia, che è un noir, tra l'altro, anche perché Maria Malva non è esattamente un noir, è un po' un noir anomalo, nel senso che c'è dei misteri da scoprire. E in questo momento sto leggendo due cose, in realtà sto leggendo questo Sottocieli di Filadelfia di Neil Moore, e poi sono iniziato a leggere Il compagno di Cesare Pavese, che è uno dei pochissimi romanzi di Pavese che io non ho letto, che invece è uno dei miei suoi italiani preferiti, ed è tra l'altro uno dei romanzi meno citati di Cesare Pavese, Il compagno, lo dobbiamo ricordare. Sì, infatti mi mancava qualcosa, poi quando passano gli anni uno si scorda anche di quello che ha letto, magari confondi la Lune Falocco, cioè ci sono dei romanzi che l'avrò letto, mi pare di averlo letto, ma poi quando passano tanti anni. Mi ricordo questo romanzo che l'avevo fatto, figurati, quando studiavo all'università in Inghilterra, ci fecero tradurre l'Incipit, quindi mi ricordavo benissimo l'Incipit, però in realtà poi non l'ho mai letto tutto, e quindi ho detto vabbè, lo voglio rileggere, e quindi ho questi due libri ora, quello da cui sto leggendo, un americano e un italiano. E ben vengano questi deliri di lettura. Grazie davvero Emiliano Dominici e buona giornata. Grazie a te, grazie mille, ciao.